sta pregando. Sì, ho detto, adesso va, padre nostro che c'è. No, stavo cantando. Tutto silenzio, dopo controllo le robe. Adesso andiamo. Capito. Fai che vada bene questa intervista, fai che vada bene. No, stavo già cantando, io so. Perché? Ma cosa? Ma oh, ma io non... Boh, partiamo così. No. Ciao Virgic! Ciao Jason! Ciao Elisa! Ciao Jaycee! Come state? Che bello che siete tornate! Ti siamo mancate, vero? Io ti apposto, un bel momento. Sì, a me siete mancate tanto, ma io a voi? Tantissimo Jason, un sacco, come sempre! Sì! Dai, oh, cominciamo bene, eh! Dai, ci sei mancato un sacco, in realtà. Tantissimo. Il mondo si divide in due categorie. Quelli per cui l'anno inizia a gennaio e quelli per cui inizia a settembre. Voi da che parte vi mettete? Qual è il vostro vero primo giorno dell'anno? Quando inizia la scuola, quindi a settembre assolutamente. No, 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 per me è gennaio, anche perché c'è il mio compleanno, quindi mi sento più grande. E quindi gennaio, anche se in realtà l'anno inizia sempre male, perché chi lo sa, lo sa. Vabbè, comunque ci sono 3 mesi estivi che secondo me non si collocano nell'anno. Perché tipo i mesi di scuola, che sono 9, sono quelli cruciali, e poi ce ne sono 3 che invece sono tipo inutili. Cioè sono i più belli, però sono... Eh no, sono i 3 mesi che servono per dare la possibilità di crescere, di fare esperienze, di prendersi una pausa anche. Eh? Per fare vacanza, però non sono collocati nell'anno in una maniera precisa. No, no, per dire, non so, Sere, cosa ne pensi tu? Continuate. Avete finito di discutere? Sì. Possiamo iniziare e andare avanti? Ok. Quanti giorni ci sono in un anno? 365. Vabbè, ma così io già lo so, 365. Se bisestile? 364. No, 366. No, 366. Sì, uno in più. Giusto? Perché c'è il 29, vero? Giusto. Sì, ma giusto. 29 cosa? Di febbraio. Giugno. Quanti mesi? 12. Che? No, non ci stavo pensando. Hai dovuto pensarci? I mesi, quanti mesi? No! Avevo un compagno di classe, io, alle elementari, che era nato il 29 febbraio. Bisestile! No, stavo pensando a quello, quindi ho detto alla cosa dei mesi. Quante settimane? Oddio. Che sono... Che buono. 4 per 12. 4... 2, 8, 48. No, aspetta, fammici ragionare. Quante ho detto che sono? 12 per 4. 4 per 2, 8, 4 per 1. Sono 48. Non è che proprio sono sempre 4 settimane. Vabbè, ho capito, però più o meno sono... Ma poi perché scrivi nell'aria? 56, perché... 56, 56, 58, 59, 60. Com'è possibile? Scusate. E 50, 52. 52! Come è possibile che siano 52, Jason? Quante ore? No, sto scherzando, sto scherzando, no. Quante stagioni? Sono 4. Puoi arrivare a sodo, per favore? Qual è la vostra pizza preferita? La parmigiana, con le melanzane e il prosciutto cotto. No, la bella bufala, con la bufala che poi taglia e c'è il poccio. Il poccio? Comunque era una battuta, perché abbiamo parlato delle 4 stagioni e vabbè, comunque. Sono sempre pessime. Qual è la vostra stagione preferita e perché? Allora, inverno, perché il ragazzo non ti lascia innanzitutto, perché deve stare direttamente... Cheat! Cheat! Ragazzi, si fanno un po' un giro. Vediamo che domani mi lascia, vabbè. Poi cioccolata calda, felpe, cose, si va a scuola. Poi io faccio snowboard, quindi mi piace fare snowboard. E in generale l'atmosfera che si crea. Poi secondo me siamo tutti più buoni. Io invece sono indecisa tra l'inverno e la primavera. Perché in primavera sono nata io. E invece l'inverno mi piace perché c'è la neve, si va a sciare. È così bello. Poi c'è il Natale, io amo il Natale. Anche, è vero. Ditemi un aggettivo per ogni stagione. Inverno. Freddo. Natale. Ah, non è un aggettivo. Natalizio. È un aggettivo natalizio. Sì, è un aggettivo natalizio. Primavera. Profumata. Fiorita. Estate. Solare.
Perché è un aggettivo, scusami? Calda? Autunno. Arancione. Davanti a voi c'è un cesto. Eccolo. Oh, sto girando. Scusate. Eccomi. Ecco, ci sono un sacco di oggetti. Scegliete, vestitevi. Io? Da stagioni. Una sola? Dai, ma che puzza di piedi però, dai, no. Io ne voglio due. Io amo fare le interviste doppie, vi giuro. Che numero sono le scarpe che state mettendo? Ci sta. Che stagione siete, per capire, giusto, eh? Io sono l'estate. Io l'inverno. Ma lei è più... a me non mi piace fare cose più vostre. Cosa volevi, un costume? Mi si mette? Ti viene in mente un piatto stagionale? E l'anguria! No, prosciutto e melone! La polenta! Scusa, tu quando vai a sciare non mangi la polenta con lo spezzatino? C'è qualcosa che vorreste realizzare prima della fine dell'anno? Non so, un obiettivo a breve termine? No, ho realizzato già tutto quest'anno. Davvero? Sì, sono stata a Los Angeles. È stato bellissimo. Ho fatto un sacco di viaggi quest'anno, quindi io se viaggio sono felice. Io vorrei andare a Parigi invece con... Con chi? Non te lo dico. Con me? No. Ah, ok. C'è qualcosa che vorreste realizzare nell'anno nuovo, nel 2020? Passare la maturità è il mio obiettivo principale, basta, mi basta quella. No, io in realtà sto organizzando un compleanno top, cioè voi non avete idea. E non ho mai avuto una festa di compleanno bella in vita mia, non ho mai festeggiato tanto il mio compleanno. Quindi quest'anno che faccio 17 anni, che sono nata il 17 gennaio alle ore 17:17 di venerdì 17 e è venerdì 17 il mio compleanno del 17, voglio una festa stupenda. E mi sono persa 17. Ho tanti 17 nella mia vita. Va bene, grazie mille Virgic. Grazie mille Elisa. Di niente. Potete svestirvi. Comunque mi fa qua la faccia, sembra uno di un cartone animato, come si chiama? Quello... Non ne ho idea. Ciao! Ciao, ciao, grazie, ciao! Avere obiettivi nella vita è importante, anche da giovani. E non è detto che siano meno importanti o ambiziosi rispetto a quelli dei grandi. Anzi, è proprio da giovani che bisogna darsi da fare per raggiungere i propri traguardi. Si può iniziare in tanti modi a programmare il nostro futuro. Con Per me Salvadanaio, di Per me Conto App, di Intesa San Paolo, posso mettere da parte piccole somme per tutti i miei obiettivi presenti e futuri.